Matera 2019 ad un anno dalla proclamazione, bilancio ma soprattutto grandi prospettive. Sì, diciamo che la riunione del Consiglio Comunale aperto avrà due momenti, il momento del ricordo e dell'orgoglio della raggiunta vittoria e il governo della prospettiva, come questa vittoria può trasformarsi in opportunità di sviluppo. E quindi saranno non solo tracciate, ma individuate quelle condizioni che potranno garantire la realizzazione del grande progetto Matera 2019. Queste condizioni sono delle condizioni necessarie che debbono essere fatte proprie dal Parlamento nazionale, perché se noi non sfuggiamo al rigore e ai vincoli del patto di stabilità, delle assunzioni, dell'assenza di risorse, noi non potremo realizzare quello che è l'obiettivo, cioè trasformare la città in una città europea e far sì che diventi una città attraente, ma anche attrattiva per gli investimenti. Perché uno dei nostri slogan è che il comune doveva diventare e deve diventare produttore di imprenditori. È importante esserci perché la proclamazione della capitale europea della cultura appartiene a tutta la città. È importante esserci perché questa amministrazione vuole condividere la gioia, sicuramente la programmazione, sicuramente l'entusiasmo che contraddistinguerà l'operato di questa amministrazione sino al 2019. È importante esserci perché tutta la città ha contribuito, la città stessa ha contribuito a raggiungere questo obiettivo. Se avessimo la possibilità di portare sabato mattina alle 9:30 al Cine Teatro Duni i pezzi di questa città, i sassi di questa città nel Cine Teatro Duni, lo avremmo tranquillamente fatto.